Vediamo un po'. No, vabbè, anche troppo realistico. Ma dai. Che carino, ma che carino, ok. Aspetta, aspetta, ma posso anche usarlo in volo? Tipo, olè. Vabbè. Possiamo anche accarezzarla, giustamente. Ah. Ma mi prendi in giro. Sono un drone, aspetta. Oh, finalmente il livello dell'acqua sta scendendo. Alleluia. Signori, da quanto tempo che non ritornavamo dentro House Flipper. In realtà è passato un anno e mezzo. Se vi ricordate, un paio di anni fa ci siamo fatti la serie principale, abbiamo fatto una marea di lavori, sistemato una marea di case e via dicendo. Poi l'avevo interrotta perché non stava andando così bene. Ho scoperto che nel frattempo invece i video sono saliti di views veramente un sacco. E adesso che è uscito questo nuovo DLC ero curioso di provarlo assieme a voi. No, la mia casetta mi era mancata, ma guarda la santo cielo. C'erano ancora un sacco di lavori da fare, ma vabbè dettagli. Allora, ritorniamo al nostro computer perché sono sicuro che dovremo completare una marea di incarichi. Non mi ricordo neanche come si faceva. Ecco qua, Farm Flipper. Oh Gesù, cosa ci attenderà questa volta? Per adesso abbiamo una singola fattoria. Come ho detto, ci saranno una marea di incarichi mano a mano che andiamo avanti. Ma dov'è Molly? Se vuoi incontrare la coppia perfetta, dicono i locali, visita Joe e Lily. Fin da bambini, sempre insieme, ora sono felicemente sposati e grandi agricoltori. Sono veramente in gamba. Eppure, all'insaputa della gente del posto, quella notte la stalla di Joe e Lily è stata vandalizzata e la loro mucca preferita, Molly, è scomparsa senza lasciare traccia. Certo, saranno in grado di affrontare una di queste situazioni, ma entrambe sono un po' troppo tranquilli, ci pensa lo zio Telone. Wow, che fattoria incredibile. Aia, qua il tetto è anche danneggiato. Quindi dobbiamo anche badare agli animali. No, non sto scherzando, possiamo prenderci cura direttamente di loro. Mano a mano che andiamo avanti scopriremo tutte le varie meccaniche, completando le varie missioncine. Però come ho detto è un'aggiunta molto carina al gioco. I can't believe it. When it all started to come together, this happened. Look at the barn, the roof is gone, the inside is a mess. And our Molly has vanished. Oddio, hanno fatto un disastro lì dentro. From the happy ranch when she was a calf. She's the apple of my eye. Joe's been trying to find her for hours now. I must join him. It may be easier to spot her from my plane. Meanwhile, sort out the barn, please. It'll be one thing less to worry about now. Ok, dov'è Molly? Ma che ne so, chiedetelo ai vandali, porca la miseria. Sti maledetti ragazzini che vengono sempre a farci i casini. Ok, direi di iniziare ovviamente dall'interno del fienile. Ma che macello, non avevamo anche una torcina? Ok, direi decisamente molto meglio. Allora, iniziamo ovviamente ripulendo il pavimento. E poi dobbiamo ricostruire, presumo, buona parte della struttura. Oh, signori, questa è un bel po' di merda. Non so come altro dirlo. Direte letame. Va bene, ma resta sempre merda. La puoi chiamare come cocchio ti pare. Gesù, riesco quasi a sentire l'odore attraverso lo schermo. Ma che roba, hanno distrutto anche la recinzione, che ovviamente dovremmo riparare. Da quello che ho capito, in questo DLC possiamo costruire nuove strutture, mentre invece non si poteva fare. Possiamo anche iniziare a modificare le mura esterne, aggiungere porte e finestre, che un tempo non si poteva fare. Ok, direi che il pavimento è messo decisamente molto meglio. Ah, respirate a pieni polmoni, ragazzi. Mio, no, che schifo. Vabbè, ma si fa con la forca qua, per davvero? Col forcone? Fatta merda. No, che belli gli animali, ma ammetto i loro escrementi non mi entusiasmano più di tanto. Peraltro, scusate, questa mica l'hanno fatta i vandali. Siete voi due che non avete pulito il retro del fienile. Che schifo. Per fortuna che mantengo tutte le mie abilità precedentemente acquisite, tra cui la velocità. E cerco un po' qui, e chi più ne ha più ne metta. A posto? Dai, basta, ok, ho ripulito praticamente tutto. Ottimo! Allora direi ovviamente di tirar fuori la nostra scopa di ultima generazione. Era un modello iperpotente, in grado di rimuovere lo sporco anche a distanza, era qualcosa di incredibile. Abbiamo sbloccato la maggior parte, se non tutti, i potenziamenti. Abbiamo fatto dei miracoli, come dicevo, nel gioco base. Però è un po' buio qua dentro. Spero di poter montare anche delle luci. Se non ricordo male, lo sporco si vedeva direttamente sulla mappina. Ah, ma guarda le mucchine, che carine. E potevamo anche rimuovere le ragnatele. Vabbè. Guarda, guarda, a distanza. No, gioco. Mi ha laggato tantissimo, mi sono spaventato. Dicevo, posso rimuovere anche lo sporco praticamente a distanza. Olè. Che poi House Flipper è un po' come Power Wash Simulator, uno di quei giochi che bene o male sono molto ma molto rilassanti. Aspetta, per lavare le finestre avevamo... il mega aspira tutto. Era... oddio, oddio, aspetta, aspetta, aspetta. No, gioco, cosa stai facendo? Non mi ricordavo che i controlli fossero così incasinati. Ah, perché dovevi passare da un lato all'altro. Ok, ok, c'era una tecnica.
di cui mi ero completamente dimenticato. Oh, ok, decisamente molto, ma molto meglio. Mi farebbe comodo anche nella vita vera, perché ho le finestre che sono slerce purtroppo. Devo dare una pulita alla mia nuova casa. Porca la miseria, mi sono trasferito ancora un anno fa. C'ho tanti di quei lavori da fare, signori. È che sono sempre impegnato col canale. C'è sempre una rogna. Ok, direi un attimino meglio. Ma c'è una struttura esterna. Peraltro si è messo anche a piovere. E che cocchio. Non ha mai piovuto su House Flipper? O sono scemo io? Allora, ritornando a noi, dobbiamo mettere le piastrelle da pavimento, i pannelli scuri Uberto. Magari facciamoli un po' più scuri. Non sono mai stato un fan dei pavimenti troppo chiari, quantomeno in legno. Posso arrivare fino alla fine in un'unica botta? Vediamo un po'. E dai, hai gioco, ce la puoi fare. Olle! Ok, direi che ci può anche stare. Cambiamo anche il pavimento dell'entrata. Oh, è pur sempre un fienile. È normale che il pavimento resti grezzo. Devo pulire delle finestre, pulire ancora un po' di sporco. Vendi contenitore per il latte mu. Ah, dobbiamo vendere anche questi quindi. Se non ricordo male, c'era lo strumento per l'appunto che ci permetteva di vendere gli oggetti. Ok, dovremmo aver venduto tutto perché gli strumenti qua li dobbiamo tenere. Mi dicono dalla regia che dobbiamo montare un interruttore per le luci standard. Beh, direi di farlo bianco. Lo mettiamo qui perché dopo, se ho visto bene, dovremo sostituire la porta d'entrata con una decisamente molto ma molto più grande. Dobbiamo montare 6 lampade fluorescenti. Oh mio Dio. Sì, ne avete veramente tanto tanto bisogno. Non sono un fan di questa tipologia di illuminazione. Sono da parete, come potete notare. Non penso di poterle mettere. No, sul soffitto non me le fa mettere. Ok, vediamo di accendere l'interruttore. E... oh! Della serie meglio che nulla. Casomai qualcun'altra la montiamo anche al piano superiore. Quanto che mi piace questa nuova illuminazione. Allora, dobbiamo quindi vendere le porte. Se ho ben capito. Ah, è sparita la parete! Beh, tendenzialmente la cornice la possiamo fare in legno scuro per creare una sorta di contrasto. La porta rossa non sarebbe male, però forse anche bella chiara. Ma sì, dai, ci può stare. Non c'è il legno uber bianco come mi sarebbe piaciuto? Ecco qui, cerchiamo di metterlo abbastanza centrato. Diciamo più o meno così. Ok, ora devo abbattere con una sola botta e olè! Ok, direi che ci può stare. Nella peggiore delle ipotesi possiamo sostituirlo qualora non ci piacesse. Ok, anche centrato, cosa vuoi di più dalla vita? Oh, adesso hanno un'entrata di tutto rispetto. Allora, cos'altro dobbiamo fare? Dobbiamo comprare il trogolo per bovini in legno Meiser. Anche in questo caso il metallo lo facciamo d'oro in ricordo dei vecchi tempi. E magari il legno interno lo facciamo un po' più chiaro, perché però la quercia, ammetto, non è un legno che mi piace più di tanto. Vediamo un po'. Ma sì, dai, perché sennò viene tutto scuro scuro. Com'è che si ruotavano gli oggetti? Ah, shift più rotellina del mouse. Allora, un paio li mettiamo da questa parte. Non c'è abbastanza spazio per posizionare l'oggetto. Gioco, ma ti sei drogato male male, mio Dio. E altri due li possiamo mettere da quest'altra parte. Si sa mai che avessero un sacco di mucche. Ok, possiamo anche riempirli di cibo. Vediamo un po'. No, vabbè, anche troppo realistico. Mio Dio, non mi aspettavo che avrebbero investito così tanto proprio in termini di realismo. Pensavo che ti avrebbero fatto buttare lì un paio di oggetti e vissero tutti felici e contenti. Ah, ok, così le mucche almeno stasera possono mangiare per bene. Cos'altro dobbiamo mettere? Abbeveratoio rotondo Corgi. Non mi ricordo che legno avevo utilizzato, ma facciamolo magari differente in questo caso. Un legno un pochettino più chiaro. L'abbeveratoio ci sta qui al centro. In effetti sì, uno da un lato e anche in questo caso uno dall'altro. E se ho visto bene lo possiamo riempire con l'acqua. Vai. Vabbè, c'avevo il borraccione da quanto? Da 826 litri. Perfetto, e anche questo lavoro l'abbiamo completato con successo. Olè. Giustamente gli animali devono dormire da qualche parte. E compriamo la tana per animali in paglia. Possiamo metterla tipo una qui. Mettiamola anche irregolari. Un'altra più o meno qua. E una qui davanti alle finestre. Tanto penso che possano pascolare avanti e indietro senza problemi. Poi abbiamo la cariola. E giustamente la cariola ci sta. Ah, la puoi mettere in verticale o in orizzontale. Mi sembra giusto la cariola. La voglio assolutissimamente rossa. Perfetto. Dai che ci sta. Ci sta come colore, non mi dispiace. E me la metti qua in angolino. Olle. E per non farci mancare nulla abbiamo bisogno di un paio di secchi in... vabbè, giallo soleggiato, porca miseria. Se non è oro, allora non approvo. Ok, eccolo qua, perfetto, c'è il dorato. Meglio che niente, mi accontento. E senti, fallo un pochettino scuro. Quindi mettiamo un secchio qui. E un secchio anche da quest'altra parte. Per rifornire, casomai, di acqua o cibo le varie mangiatoie.
Ok, siamo messi abbastanza bene. Dobbiamo posizionare dei recinti charma. Oddio, come funziona tutto ciò? Come prima cosa decidiamo il colore, lo facciamo scuro. Il sapele, è vero, il sapele, mi ero dimenticato. E poi ne possiamo... Oh, decidere le dimensioni. Bello, 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 bello. Allora, aspetta un secondo, perché è più facile a dirsi che a farsi. Oh mio Dio, mi serve una via di mezzo. Probabilmente dobbiamo farlo metà e metà. Non riesco a capire se sia metà. Non è fatto benissimo, purtroppo. Quindi piazza uno qui e uno qua. Olè! Ah, decide lui poi dove mettere i bastoncini e tutte cose. E uno qui ed uno qua. In questo caso, sì, li mette più o meno lui a una certa distanza. Gesù, quanto vorrei che ci volesse così poco a farlo anche nella vita vera. Ogni volta che deve salvare, il gioco mi va in ansia temporaneamente. Ok, mi dicono dalla regia che il lavoro al pian terreno lo abbiamo completato. Ora, beh, mettimi allo scopone, grazie, molto gentile. Vediamo di salire di sopra. Oddio, che casino, anche qua è tutto sporco. Ma che macello che hanno fatto i vandali? Ok, un pochettino meglio. Dobbiamo togliere le ragnatele. Diamo anche una passata sul pa... Gioco! Ho capito che devi salvare. Salvare in 10,1 secondi. E che stracocchio. Aspetta che... Oh mio Dio! C'ho problemi con le altezze, porca la miseria. Pulire la finestra qua è decisamente molto più complicational. Che bella fattoria che hanno comunque, ok? E fuori una. E sembra proprio che ci sia qualcosa sul tetto. Cos'è? Una sorta di rampino? Dopo andiamo a recuperarlo. Allora, mi dicono dalla regia che dobbiamo rimuovere i rifiuti, quindi anche quelli dall'altra parte, pulire l'altra finestra e comprare la finestra Geralda. Quanto è grande? Oh mio Dio, è giganterrima. Ok, ragazzi, io la piazzo lì e chi si è visto, si è visto. Distruggiamo wireless la parete. Boink e olle. Com'è? Direi carina e direi anche centrata. Oh mio Dio, è centrata, chi l'avrebbe mai detto? Oddio, si stanno buggando un pochettino le parti, ma vabbè, dettagli. Oh, così adesso entra decisamente molta ma molta più luce. Vogliono anche delle balle di paglia. $58, sono mica economiche. Giustamente le immagazziniamo qua sopra. Posso immagazzinare una sopra l'altra? Sì, non ci sono problemi, dice gioco. Così poi possiamo nutrire all'occorrenza gli animali in un secondo momento. Casomai le giriamo. Ecco qua, e le mettiamo anche. Ok, il lavoro da questa parte è completato. Quindi facciamo la stessa cosa anche sul lato destro. Magari metterei qualche lucina extra. Non dico di no, perché sopra non si vede praticamente nulla. A posto, finestra ripulita. Aspetta che non volo male di sotto. Togliamo lo sporco da terra. Olè. Aspetta che ci sia anche sporco qua dietro, ma mi sembra tutto a posto. Rimuoviamo velocemente le ragnatele. Ok. E dicono solo di comprare le relative balle di fieno. Sta per esaurirsi il tuo budget. Oh ciccio, io sto facendo i lavori, non rompimi le balle. Sto comprando gli oggetti che mi hai detto di mettere tu. Ok, abbiamo fatto tutto, signori. Ah, a posto, mi piace che le luci si accendono quando scendo al corrispettivo piano. Allora, per adesso vediamo di chiudere questo. Fammi andare a recuperare quel cocchio di oggetto sul tetto. Cosa devo fare? Oh, possiamo salire, fammi vedere un po'. Perfetto, movimento all'insù con spazio. Oh, ma che figata assurda. Come faccio a uscire? Ma si muove anche sto coso. No, ma era... Ok, mi ci sono appena innamorato. Perfetto, devo scendere. Ah, posso fare così? Ottimo, hai ottenuto il gancio triplo. Se vuoi muoverti velocemente, usa il rampino. Mira un oggetto entro 10 metri e premi tasto sinistro e vola. Quando si utilizza il rampino è possibile dipingere o tappezzare contemporaneamente le pareti esterne degli edifici. Oh, è la cosa più pratica della vita. Ok, ora posso muovermi liberamente. Mi ero dimenticato che dovevamo riparare il tetto con il martello. Ma dai! Che carino, ma che carino, ok. E olè, perfetto, ma che concludi l'ordine? Manca, ci sono ancora i buchi sul tetto, porta pazienza, ciccio. Bravo, dovevi martellare. Ok, questo lato del tetto è a posto, fatemi equipaggiare il cocchio di rampino. Ah, ci sono più strumenti, non mi ero accorto. Ok, eccolo qua, lo chiama ancora. Vabbè, non importa, quindi fa... Oh, e ora posso saltare sopra, ma che figata. Aspetta, ma posso anche funzionarlo in volo? Tipo, olè. Vabbè. Aspetta. Ok, ogni tanto mi si blocca il personaggio. Adesso c'è una libertà di movimento che è qualcosa di assurdo. Sono diventato lo Spider-Man delle fattorie. Posso anche sbucciarli in casa. Ma che casette di tutto rispetto che non c'hanno questi? Hai capito i contadinotti? Però davvero che tempo di M. Nel frattempo stanno anche calando le tenebre. Aspetta che vado a rompere le balle alle mucche. Ciao, mucchine. Che fate di bello? Vediamo un po'. Dammi un dolcetto. Ok, dagli un dolcetto.
Non so da dove io abbia tirato fuori una carota. Ah, l'ho presa dal granaio. Ok, ok, ok. Posso mungere la mucca. E mi ha dato del latte. Ma che carino. Possiamo anche accarezzarla, giustamente. Ah, amami mucca. Anzi, brutta vacca, amami. Perfetto. Possiamo anche dirgli di andare, andare via o aspettare. Ah, ok. Ma cosa faccio del latte? Lo puoi raccogliere? Va bene. Mucchina, resta lì che stanno calando le tenebre. Da quest'altra parte invece c'è il pollaio. Ci sono anche le galline, in effetti. Ciao, pollo! Cosa posso fare col pollo? Ci posso accarezzare le galline? Adesso mi sbrana via un dito. Ma guardate che tranquille. Oh, gli posso anche dare da mangiare. Semi di girasole. Amami. Amami, pollo. Ok, non penso di dovergli falciare il prato. Per quanto questa è l'erba più gialla che io abbia mai visto. Ma vabbè, dettagli. No, pollo, pollo è scappato. Oh, porca la miseria. A quanto pare, sì, se lasci le porte aperte, le galline escono. Ma dimmi, questi animali sono anche troppo intelligenti. No, guarda la cassetta postale a forma di fattoria. Ma dai, di fienile. Ok, direi che abbiamo concluso l'ordine. Guarda che cocchio di casa sta gente. Eseguito al 100% e abbiamo guadagnato 9.123 euro. Che cosa buona e tanto giusta. Beh, rispetto a prima abbiamo fatto dei cambiamenti non da poco. E olle. Non sono convinto del legno delle porte, ma come ho detto si può cambiare in un secondo momento. Abbiamo riparato praticamente tutto il tetto. E mi dicono dalla regia che abbiamo sbloccato un nuovo strumento. D'ora in poi puoi costruire. Usa lo strumento di progettazione e posiziona le fondamenta sul terreno. Quindi seleziona i suoi bordi e dagli la forma desiderata. Oh mio Dio, posso davvero costruire nuove strutture? Hai ottenuto una zappa. Per arare un campo seleziona la zappa dal menu strumenti. Imposta le dimensioni del campo con Q bla bla bla. Per distruggere un campo cliccaci sopra con la zappa selezionata. Dovremmo provare appena possibile, signori. Ammetto, sono curioso. Cos'è fattoria felice? Galline? Mucche? Oh mio Dio, posso davvero comprare gli animali? Mi prendi in giro? Ti dicono anche la personalità. Pasticcioso e pigrone. No, scegli tu che mucca comprare, vedete? Buon gustaio. Maroni, quanto sei brutto, cuzco dei poveri. Le capre. Ci metto un attimo a caricare perché è House Flipper, quindi è ottimizzato a schifo, purtroppo. Hotel per gli animali. Oh, puoi tenere gli animali in casa o costruire una struttura adatta. No, più avanti, gente, più avanti. Ok, dovremmo avere due nuovi incarichi su Farm Flipper. Vediamo un po'. Abbiamo la missione in acque profonde, signore. Lei va in giro con una volpe sul collo. Voi pensate, ma è una volpe viva? No, 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 è proprio impagliata. Lui va in giro con questa volpe impagliata sul collo. Come ranger, Walden preferirebbe davvero trascorrere tutto il suo tempo nei boschi. Ma come può concentrarsi sul lavoro se la sua casa è nel caos? Fortunatamente, il signor Walden sa come fare. Assumerà un professionista. Non sono io il professionista, io faccio le cose a caso. Naturalmente nessuno può fare le riparazioni meglio di lui, ma altre questioni urgenti richiedono la sua attenzione. Trovare altri animali da impagliare. Speriamo che tutto abbia un lieto fine. No, no, se metto mano io sulla sua casa, se la ritrova in fiamme. È bruttarella. Non so perché gli americani ti mescolano il mattone col legno in questo modo e pensano di aver fatto una bella cosa. No, non ci vivrei mai, onestamente. Peraltro, perché c'è un tubo che va dall'esterno della casa verso l'interno? Dubbio legittimo. My wife always wanted us to have a swimming pool. E allora l'ho ammazzata. It seems that her dreams have finally come true. Pipes in the basement have cracked. Oh mio Dio! Water right now. Cos'è successo qua sotto? Be a huge problem for you, though. Simply get rid of the water in the basement and renovate it. Ah, sì, no, niente meglio da fare. I'd love to help, but I must deal with a fly dumping in the forest. I take care of one here, and a moment later, another pops out elsewhere. Little bit like at your job. Ah, sì, guardi, la mia vita è un casino, buon uomo. Lasci stare che è meglio. In acque profonde. Ok, ora il titolo ha decisamente molto più senso. Una casa allagata mi mancava. Ma cos'è st'erba tutta giallina? Ma che tristezza. Ok, probabilmente non hanno irrigato a sufficienza il giardino. Allora... inizia... oh, non c'è neanche la luce. Ah, è vero, perché è tutto allagato. Cos'è sta roba, peraltro? Buon salve, posso raccoglierlo? Ah, credo sia una sorta di pompa di sentina. Dobbiamo scoprire come funziona tutto. Sostituzione delle scale. Ora puoi cambiare le scale in alcune case. Per fare ciò, selezionale con il tuo strumento di vendita degli oggetti. Sì, è così semplice. Ok. Ah, aspetta, ho trovato il pannello elettrico. Proviamo a rimontare i fusibili. Gioco? La profondità di campo è andata un attimino a farsi benedire, ma vabbè, dettagli.
Non vedo molta luce, proviamo a accenderla da questa parte. Ok, ok, la casa è... Uila! Decisamente molto, molto più illuminata. Che bello sto posto! Ma questa gente si tratta bene. Tutti i ricconi li trovo io. Mi dicono dalla regia che... Oh mio Dio, dimmi che sei una motosega. No, cos'è? Il drone? Hai ottenuto un drone! Ora puoi scattare foto, innaffiare e spruzzare le tue piante con un drone. Basta selezionarlo e bla bla bla. Oh mio Dio. Ma mi prendi in giro? Sono un drone! Aspetta. Come si va verso l'alto? Così... Ma che figata assurda! Non ci credo mai nella vita! Incredible! Posso fare le big foto sexy e serie adesso quando devo vendere una casa o altro? Ok, 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 mi accontento. Devo scoprire come, tuttavia, collegarci i vari strumenti. Allora, ritornando a noi, non so perché, ma non mi tira fuori lo strumento di vendita quando sono lì sotto. È come se ci fosse tipo buggato il gioco, ma... Vado ai dettagli. Gioco, possibile che ogni volta che devi salvare mi devi bloccare la schermata per alcuni secondi. Allora, credo che dobbiamo recuperare questa. Prima di tutto, forse è per questo che non posso vendere le scale. Posso metterla qua sotto? Dove l'ho inserita? Senti, io la metto in un punto a caso. Ok, vedete che si è collegato il tubo adesso? Ah, ora ho capito perché c'era un tubo nell'immagine iniziale. Perfetto, presumo di doverla accendere. Sì, porterà l'acqua direttamente fuori. Quante meccaniche nuove! Oh, finalmente il livello dell'acqua sta scendendo. Alleluia! Mio Dio! Come hai fatto a allagare in questo modo il seminterrato? Perfetto. Possiamo avere un po' di luce? Grazie, ora che non c'è più il rischio di morire fulminati. Allora, tiriamo fuori la nostra scopa e iniziamo... Oh, perché non sto pulendo? Oddio, non mi dire che devo far tutto a manina? Ah, sì, è uno di quei casi in cui devo far tutto a manina. Non mi metto neanche a venderla sta roba. Oddio, c'era anche una vecchia motosega. Questi mi sa che è meglio venderli. Ma che casino! Una vecchia stufa. Ecco, accendila, porco cane, così magari asciughiamo l'umidità. Oh! Ok, dobbiamo quindi chiudere l'acqua. Perfetto. E sostituire probabilmente il pezzo danneggiato. Quindi prima rimuoviamo tutti i dadi, bulloni, tutte cose. Mio Dio, quanto non sono idraulico, gente. Ora, domanda da $1 milioni. Perché queste scene sono senza audio? Non ne ho la più pallida idea. E House Flipper, ma vabbè, dettagli. A posto? E riapri la valvola? Ok, ora ci sarà un allagamento sopra. Perché mai una cocchia di gioia. Allora, ritornando a noi, dobbiamo... vabbè, spettacolo. No, vabbè, il mio grande grosso mocio qua faceva veramente dei miracoli. Lo scopone. Ci vuole giusto un attimino di pazienza. Ma cosa c'è per terra? C'è anche praticamente della muffa, del muschio. Non so nemmeno io, santo cielo, con tutta quell'acqua. Questo lo possiamo smontare? Oh, perfetto, così non ci intralcia nemmeno. Questi li posso vendere o si incocchia? No, io gli vendo tutta la roba che non gli serve. Casomai se la ricompra. Cacchio, ragazzi, è abbastanza ovvio che questo tizio sia pieno zeppo di danaro. Posso anche fare così. Ah, oh marone, ok, vendi direttamente tutto. Devo fare attenzione perché adesso possiamo vendere anche le porte e le finestre, quelle esterne. Quindi rischio di rimanere bloccato. Oh, aspettate che sto salvando. All'interno di una struttura. Ok, per il resto continuiamo a pulire. Aspetta, mi sa che dobbiamo vendere anche questi, Casino, ecco qua. Ah, che pirla, manca ancora un barile. E... Oh, signori, rispetto, come dicevo, qualche minuto fa, la stanza non sembra neanche la stessa. Ok, dopo vediamo cos'altro vogliono. Ma no, dai, diamo un'occhiata veloce. Oh mio Dio, cosa devo fare qua sotto? Metti le piastrelle da pavimento, crema i vegnotti. Ma chi è che si è inventato sti nomi? Beh, in effetti sto pavimento è orripilante. Allora, piazzamele fino qui. Oh, mio Dio, fosse davvero così semplice. Rifarei tre quarti della casa pure io nella vita vera. Se non fosse che sono povero, sono anche completamente incapace. Vabbè, dettagli. Metallo dorato! No, vabbè, ragazzi, è un po' eccessiva, è un po' troppo forte. Senti, falla in acciaio scuro. Perfetto. E ovviamente... La mettiamo sempre nello stesso punto, qua in angolo, perfetto, la possiamo anche già accendere. Molto retro in effetti, c'è anche la canna, perfetto, detto così suona male. Allora, il tizio vuole, se ho visto bene, delle botti. Questo si vuole imbriacare, aspetta. Beh, le botti le possiamo fare in color legno chapelle. Ecco qui, e la mettiamo casomai qua in angolo, quindi quando ti devi imbriacare basta che vai in cantina, perfetto. Devo mettere degli scaffali. No, ragazzi, non posso fare le cose in oro, dai. Devo cercare di trattenermi. Anche in questo caso manterrei il sapele. Oh mio Dio, gli scaffali sono tipo giganteschi. Allora, mettiamoli, ad esempio, da questa parte. Uno e... Aspetta, non posso metterli troppo vicini, dice il gioco. Cos'altro gli serve? Una scrivania Paxson da 2 metri. Che sperla di scrivania. Dai, con un legno bianco, giusto per non fare tutto scuro. Perfetto, un legno un po' grezzo, non dico di no.
E glielo mettiamo più o meno qui. Perfetto, casomai spostiamo alcuni degli oggetti. Se iniziassero a darci fastidio. Se ho visto bene, vuole fare delle pareti attrezzate. Sì, non mi sbagliavo. Ah, ma sono piccine picciò. Pensavo fossero decisamente molto ma molto più grandi. Ne vuole praticamente una di ognuna. Perfetto, il piede di porco mi fa pensare che il tizio vada a svaligiare le case. Ma vabbè, dettagli. C'è anche la... Ma è la città più piccola della vita? Ma che... Ma è minuscola, santo cielo? Ed infine anche una bella sega che fa sempre comodo. La possiamo mettere direttamente qua sotto perché abbiamo esaurito lo spazio. Che altri strumenti vuoi, ciccio? Una sedia in legno. Senti, falla sempre in legno bianco. Gambe d'oro, scusate, ma ogni tanto un po' di oro ci vuole nella vita. La mettiamo qua davanti, perfetto. Fa un'ottima pandan con il tutto. Piccolo portalegno. Oh, ma che carino. Ok, aspetta, cioè, l'ho visto. No, è giallo, sono già. Va bene, giallo soleggiato, mi accontento. E lo mettiamo in parte alla stufa. Olle. Poi vogliono rastrelli appesi. Signori, sono un pirla. Il metallo dorato è all'inizio, non mi ero accorto. E il legno invece lo puoi fare nero. Perfetto, quindi lo possiamo appendere tipo qui a parete. E lui rimane bello sospeso, cioè andrebbe messo dalla parte opposta. Stessa cosa per la pala. La facciamo una pala d'oro, ragazzi. Cioè, questo ti fa capire quanto sei diventato ricco quando puoi prometterti gli strumenti in oro. E la zappa, ovviamente, è sempre in oro. Best contadino dell'anno, ragazzi. Vuole anche un impianto idraulico per la lavatrice. Lo possiamo mettere tipo qui? Anche, aspetta, da questa parte in parte i tubi. Che non dà fastidio. Se non ricordo male, poi il tutto andava avvitato, svita, perfetto. E ora possiamo acquistare separatamente una lavatrice di Emma. Emma che cocchio, quindi montala più o meno qui, perfetto. Oh mio Dio, mi ero dimenticato di tutti questi piccoli passaggi. Dobbiamo svitare il pannello posteriore. Dobbiamo quindi poi rimuoverlo. Ecco qua i vitozzi che tengono bloccato il cestello durante il trasporto per evitare danneggiamenti. Ecco qui. E come per magia richiudiamo anche il tutto. Dobbiamo collegare il tubo a vita. Casino. Vai. Oddio, che è troppo realistico. E voilà, ottimo, la lavatrice è pronta per essere utilizzata. È un po' buio qua sotto. Ciccio, mi fai montare delle luci, no? Lui dice una lampada da scrivania standard, proprio basilare. Mi fai risparmi stupidi così. Ok. E vuole anche una radio. Aspetta, dimmi che non c'è d'oro. Ah, peccato. Dai, gliela faccio rossa anche per mettere qualche oggetto un po' più colorato, che sennò mi sale la tristezza a palate. No, non l'accendo. Ok, io gliel'ho buttata lì, come ho detto, e tanti saluti. È decisamente meglio di prima. Dobbiamo anche cambiare le scale. Ah, va bene. Posso anche... Oh, personalizzarne il legno. Belle così, magari in... Un legno più chiaro non sarebbe male. Che dite? Non è che mi dispiace il contrasto e via dicendo. Cambia. Ottimo. Ed infine vuole che gli dipinga il soffitto di bianco. Quindi prendimi una mega latta. Oh mio Dio, da quanto tempo che non dipingo. Cioè, devo anche dipingere ancora a casa nella vita vera. Ma vabbè, dettagli. Com'è che si faceva? Oddio, me ne sono praticamente dimenticato. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, sì, potevi continuare a cliccare. E lui pian pianino dipingeva il tutto. Me lo ricordavo un po' più tranquillo. Mi sembra un attimino molto più svelto stavolta il tutto. Con una sola mano ho fatto un bel po' di soffitto. Dove vuoi sei? Un bel po' di soffitto. Ok, e questo l'abbiamo completational. Perfetto, vendi anche questo. Vediamo cos'altro ci attende ai piani superiori. Allora, come concludi l'ordine? No, 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 c'è ancora... Non posso aver fatto tutto, vero? Perché gli do una sbirciata in casa? A sto punto sono curioso e soprattutto sapete la mia politica di lasciargli tutte le luci accese. Assolutamente. Va che casa il vecchio bastardo. No vabbè. No, non sono un fan delle pareti così, lo ammetto. Bella la camera da letto che ti alzi di colpo. Pem! Che vuol dire sogno? Ah, posso dormire! Ah, ok. Hanno tradotto male in effetti. Sempre che piove da ste parti. Mio Dio. Questo è quindi il soggiorno. Bello. Bello, bello. Ma scusa, la cucina di sotto è il soggiorno di sopra. Ah, ok, se hanno ospiti mangiano di sopra. Se sono da soli, mangiano direttamente qua di sotto. E quindi questo cos'è? Ma che mega garage. Aspetta, aspetta, aspetta. Accendimi le luci assolutamente. Vediamo un po'. Potevi mettere due luci in più, come ho detto più volte. Apri la porta. Anche troppo realistica, gente. Anche troppo realistica. Ottimo, mi dicono dalla regia quindi che abbiamo completato davvero tutto al 100%. E altri 9.000 euro, perfetto. Beh dai, gli abbiamo sistemato soprattutto la cantina che era in condizioni pietose. Perfetto, eccomi ritornato a casa. Allora, proviamo ad iniziare, casomai,
un terzo incarico. No, aspetti, ho cliccato sulla sezione sbagliata. Ma ovviamente non lo potrò portare a termine perché non ho abbastanza tempo. Galoppo. Fin dall'infanzia, Sofia voleva avere la sua scuola di cavalleria. A 13 anni trova lavoro come aiutante di stalla. Successivamente è diventata istruttrice e infine manager della scuderia. Ma lei voleva ancora di più. Ora può finalmente realizzare la sua ambizione. Tuttavia, non tutto va secondo i piani. Gli appaltatori che ha assunto hanno preso degli anticipi e sono scomparsi senza lasciare traccia. Un po' come a me che ho pagato per farmi sistemare l'impianto idraulico. E sono 4 mesi che non vedo i tizi. Sofia non si arrenderà qualunque cosa accada. Spero prima o poi che vengano a finirmi i lavori, visto che i soldi li ho già sborsati all'inizio. Yay! Listen, you won't see a dime until the job's done. I know that what happened here is not your fault, but no one will steal from me again. Ma io cosa c'entro, signora? Avanti. This thing here was supposed to be a stable. Oh oh. Over there, I wanted to have a riding hall. Finally, apart from the other horses, 2 broncos for my sons. Because it was too stressful, we've got to start much smaller. I'll have a tiny but decent riding school. Everything you gotta do is on your list. Now, get to work and don't spare the horses. Ok, signora, lei c'ha veramente un sacco di soldi? Complimentoni. Questa è tutta gente che veramente c'ha uno sfacelo di denaro. Oh mio Dio, questa è una motosega gigantesca. Yay. Per abbattere alberi come un boscaiolo professionista, seleziona una motosega dal menu strumenti. Oh mio Dio, ditemi che arrivano anche gli zombie, che mi diverto come non ci fosse un domani. Ok, cerchiamo di capire quali alberi io debba abbattere. Secondo la signora devo abbattere questo, taglia l'albero. Come funziona? Oh no, posso decidere io a che altezza? Ma dai, ma che figata, cade! No, vabbè, e poi scompare o devo anche premere per rimuovere... Ok, ah, devo rimuovere il tronco, quella, la parte sotto. Ok, poi vuole che rimuova questo. Tagliamo la base e... Perfetto, ricade. Ah, posso anche cliccare io il volo? Per semplificarmi la vita. Ma cambia tanto se taglio più in alto? Vediamo un po'. In teoria non credo che cambi nulla al gioco. Per cosa che premo è? Ti piace citare facile ponci ponci popopom. Aspetta, è una mia impressione o l'erba si sta ripigliando? O sono scemo io? No, forse sono scemo io. Mi sembrava che stesse cambiando colore per una frazione di secondo. Mi ero gasato, santo daltonismo. Ma mi sa che l'erba è buggata. Sì, credo che il colore sia sbagliato. Vabbè, faceva finta di nulla, che è meglio. Signora, le pulisco io dentro casa, non si faccia problemi. Non posso entrare, vero bastarda. Direi che è giunto il momento di utilizzare lo strumento che ci permette di costruire gli edifici. Oh mio Dio. Non ho la più pallida idea di come funzioni, quindi... Clicca a sinistra per posizionare le fondamenta. Oh, oh, beh, aspettate, datemi un secondo che stava salvando. Ok, e ora... Ok. Poi col tasto destro mi fermo. Rinuovo doppio clic e trascino. No, vabbè ragazzi, ok, se la sono pensata bene. Che bello poter finalmente costruire interi edifici. Ottimo. Costerà 50.000 euro e basta. Ok, clicca E per terminare la costruzione. Devi... Ah, devo spostarmi io, scusate. Ok. Wow, 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 wow. Ti piace costruire facile, ponci ponci popopon? Ma anche troppo semplice! Ok, ho sbloccato un nuovo punto abilità nel frattempo. Premi E per demolire l'edificio. No, no, mi ritengo molto molto soddisfatto. Ma quindi, abbiamo nuove abilità, ad esempio come architetto. Oh, possiamo costruire gli edifici il 10% più economicamente. Ah, della serie, perché no? Mi pare un'ottima idea. Quando mi fai risparmiare denaro, sono un ometto molto felice. Allora, vediamo un po' cosa mi richiedono. Dobbiamo comprare 2 cancelli centrati Halfix? Ok, oddio mio, possiamo fare le cose in metallo dorato. Allora, volevo fare il legno bianco. Perché non ci avete i legni che piacciono a me? Fallo in sapele che è un bel legno lucido. E casomai il resto lo facciamo in un acciaio un po' più chiaro, in modo da creare una sorta di contrasto. Ok, la prima porta me la metti qui. Boingete e olle. La seconda porta ovviamente la facciamo uguale e la piazziamo da quest'altro lato. Gioco, dimmi che hai mantenuto le modifiche. Perfetto, aspetta. Aspetta, dire che qui va bene. Boing, che te ho detto. E voilà, ottimo, ora possiamo entrare. Com'è sto posto? Beh dai, decisamente molto in costruzione. Cosa trovo qui? Oddio, dovremmo costruire anche delle finestre, immagino. Prima di tutto vuole delle piastrelle grigie nurita. Facciamole un po' più chiare. Sì, ma che piastrelle tristi, signora, Corrimi dall'altra parte. E olle. Mio Dio! No, ma sono orripilanti. Ho capito che è una stalla, non è che ci devi fare le sfilate di moda. Però, ecco qua. Ok, e questa parte l'abbiamo completata. Oh, le ha richieste il cliente?
Forse dovremmo utilizzare un legno chiaro di il bambuno nel massimo. Un legno bianco per creare una sorta di minimo contrasto. Oddio, gioco, dovevi salvare proprio adesso. Ti odio nel profondo. Presumo che questi andranno messi tra una stalla e l'altra. Ecco, qui uno. Due. Gioco, potresti anche sbloccare strumenti per agganciare le strutture? Non mi pare che sia una richiesta poi così inusuale o insensata. Beh, adesso c'è il cancello, me ne ero completamente dimenticato. Oddio, quando piazzo le finestre ho il framerate che va a farci benedire. Ok, butta giù ancora una volta la parete e olè. Direi che ci sta. Ah, forse siamo noi a poter decidere se il balconcino qua metterlo verso l'interno oppure verso l'esterno. Quante finestre volete, peraltro? Scusate, che mi salgono i peggio dubbi. Ne vuole un'altra qui? Grande più grande? Ok, sì, però non laggare. E olè. Ottimo. E altre due più piccoline, presumo da quest'altra parte. Aspetta, cos'è che ho scelto? Il legno bianco per la cornice e il sapele per l'interno? No, non mi ricordo, ho un vuoto di memoria. Oh, senti, come viene, viene. Non possiamo piazzarla, giustamente, davanti alla porta. Quindi qui invece va bene. E aspetta un attimo, e l'altra dove la metto? Oppure ne vuole una, non ho controllato. In effetti, no, lui ne vuole due. Spero di non aver fatto una cagata. No, ma in teoria ci può stare. Allora, buttami giù la parete e piazza la finestra. Siamo più o meno centrati. Vediamo un po' se riesco a piazzarla proprio in parte. E il gioco dice sì, non ci sono problemi. Direi che ha troppe finestre dal mio punto di vista. Ma vabbè, dettagli. Allora, ritorniamo alle cancellate. Aspetta un attimo, che adesso devo ricordarmi cosa avevo usato. Il legno bianco e il metallo dorato. Spettacolo, gente. Giuro che se salvi ancora ti picchio male. Dimmi che l'ho piazzato bene. Ho sempre paura di far cagate che voi non ci avete idea. E aspetta. Credo che vada qui. E gli altri due vanno. Aspetta. Uno qui. Maronne, avrò No, ho ciccato, porca cane. E uno qua. Dimmi che lo posso spostare. Sì, però il gioco dice Con calma, è un cancello pesante. Pareva che non avevo messo anche l'altro sbagliato. Aspetta, quando vedi il posizionamento verde. Ok, vuol dire che hai fatto tutto giusto. Ah, quelle sono le colonnine. Ovviamente in metallo dorato. E facciamo magari un contrasto. In questo caso facciamo del legno nero. Ma sì, dai, proviamo. Vediamo un po' cosa viene. Come si piazzano le colonnine. Ah, così, guardi. E poi cicli. Porco cane. E poi cicli. Perché qua non va bene? C'è abbastanza spazio. Come c'è abbastanza spazio? Gioco, ma ti troghi male? In questo gioco gli oggetti grandi, vi giuro, sono un incubo. Ok, ora gli va bene. Che fatica la mia esistenza. Piazza anche l'altra colonnina lì. Ok. Dai, il contrasto non è poi così male. È che l'oro non risalta perché non ci stanno luci qua dentro. Ah, chiedetevi, sarà dato. Ora posso comprare la lampada da soffitto rettangolare. Allora, mettiamo un po' di interruttori per le luci. Uno da una parte e uno anche ovviamente dall'altra. Se no ogni volta devi fare i peggio giri. Oh mio Dio, va che lampada gigantesca. Dimmi di sì. Ah, paralume giallo, per un secondo mi era scattato l'oro. In questo caso possiamo farlo... Beh, legno nero con paralume bianco. Sapete molto bene che mi piacciono i contrasti forti dei colori. Allora, non verrà mai e poi mai posizionato dritto. Accettiamo questa dura realtà, purtroppo. E olle. E casomai mi fate entrare, grazie, molto gentile. Mettiamo gli stessi oggetti anche all'interno delle varie stalle. Aspettate che sto salvando di nuovo. Grazie, gioco, molto gentile. Accendi la luce. Oh beh dai. Molto, molto elegante in effetti, molto fashion. Piazziamo anche un tappetino per cavalli. Oh, piccoli stellini, perché non posso stare a terra loro, no? E questo è l'ultimo. Ok, centrato più, centrato meno, eh. Ottimo, così i cavallini possono tranquillamente dormire. Un reggisella. Ah, beh, giustamente. Facciamolo in... No, legno così non mi piace. Vabbè, dai, senti, lascialo così, da serie chi te frega. Metti un sapele. Ok. Direi che fa molto più pandan. E lo possiamo piazzare direttamente qui in parte all'entrata. Ottimo. Anzi, mettine uno anche dall'altra parte. Cerchiamo di rispettare un minimo di simmetria. Poi vogliono mangiatoie per cavalli. Falle rosse. Bella. Rossa mi piace veramente un sacco. Sono peraltro delle strutture angolari, quindi le piazziamo in fondo alla struttura. E le possiamo riempire di cibo. Vai. Con più velocità, ciccio, però. Posso stare qua tutto il giorno? Ah, ci sono anche zone più piccole in cui mettere altre tipologie di cibo per i cavalli e di qua l'acqua. Ma è completissima sta cosa.
Ma cos'è sta mangiatoia? È assurda, gente. È assurda. Beh, mi dovrebbero pagare uno sfacelo per questo lavoro. Mi chiedono, peraltro, lo scaffale per attrezzi, sempre in sapele. Porca la miseria, spero di aver spazio. Non lo metto? Aspetta, se lo mettiamo all'interno della struttura della serie, perché no? Così i clienti non se li devono litigare gli uni con gli altri. Mi sembra un ragionamento molto ma molto sensato. Aspetta che cerco di metterli il più centrati possibile. Ah, le finestre le posso letteralmente mettere dove mi pare piace. Ah, ok, ok, quindi posso completare il compito senza la signora mi rompa le palle. Ah, ok, oh mio Dio, le ho messe uguali. No, le ho messe al contrario. Ci può stare però, come ho detto, per non far tutto uguale uguale. Ho invertito i colori molto ma molto volutamente. Dio, quante finestre vuole sta tizia. Era più o meno centrata qui. Come ho detto, millimetro più millimetro meno. Signora, è già tanto che non l'ho truffata come hanno fatto. Ah già, perché sennò non mi paga. Giusto, come ho detto è diventata più furba del previsto. Ci sono finestre dovunque sta cocchio di stalla. Ok, diciamo che mi ritengo soddisfatto. Ho capito cosa è successo. Se non metti la finestra dove vuole lui, non ti dà il compito come eseguito. Però, dai, è a tetto piatto, quindi mi sale una tristezza infinita. Non mi piacciono le strutture a tetto piatto. Però rispetto a prima, direi che la signora si può anche accontentare. Sti ricchi maledetti rompipolle. Ad ogni modo, signori, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. È stato un piacere ritornare su House Flipper. Vediamo come sarà andato questo episodio e casomai proviamo a completare anche le altre missioncine. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o stanotte dormite con le mucche. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!